Io lavoro con una famiglia. Io, il problema è che domani abla qualcuno, non ce l'ho. Mercato libero si è imposta a partire dagli anni 70 una forza imprenditoriale opaca, oscura e ben visibile allo stesso tempo. Sono gli imprenditori delle organizzazioni mafiose. Così confusi tra le nebbie della pianura padana e le luci scintillanti della riviera romagnola, i clan di 'Ndrangheta e Camorra si stanno prendendo la regione. Qui non è presente una sola organizzazione criminale. Qui sono presenti le organizzazioni 'ndranghetiste, sono presenti anche le organizzazioni camorristiche e in particolar modo dei gruppi di casalesi che si muovono in aree geografiche assolutamente diverse. Come ho sempre detto, in territorio di Reggio Emilia si muove bene, abbastanza infiltrata e radicata la 'Ndrangheta, viceversa nella zona del Modenese, ma anche nella parte della Romagna, come operazione recente ha dimostrato, vi sono delle organizzazioni camorristiche. Fra l'altro organizzazioni che nei territori di origine probabilmente erano pure in contrasto fra di loro e qui hanno trovato un modus vivendi accordandosi per fare degli accordi e degli affari insieme. L'Emilia Romagna è una regione molto ricca, è una delle regioni più ricche che abbiamo sul nostro territorio nazionale e chiaramente è una di quelle regioni in cui l'attenzione della criminalità organizzata è maggiormente rivolta. Un fenomeno che la Commissione antimafia ha definito come un fenomeno di delocalizzazione, intendendo come quel fenomeno in base al quale la criminalità organizzata invia dei propri referenti sul territorio che gestiscono gli interessi economici dell'organizzazione. In Emilia il terreno si è dimostrato particolarmente fertile. Le organizzazioni mafiose hanno denaro contante, offrono servizi con costi inferiori alla concorrenza, portano nei cantieri, nei magazzini, lungo le strade battute dai tir, una merce preziosa per chi deve gestire un'azienda limando sui costi il più possibile. La tranquillità, la sicurezza da eventuali furti o danneggiamenti. Un ricatto già in atto. Da qualche anno è cominciato il furto del gasolio, quindi furterelli quasi da ragazzini e che comunque hanno cominciato ad impensierire. Adesso scompaiono proprio le macchine, quindi l'organizzazione furto sta diventando un problema. Per cui mi immagino che l'altro passaggio sarà proprio quello che compaiono i soggetti che ti offrono protezione. Un settore dunque turbato dai denari e dalle aziende delle cosche che giocano sporco, utilizzano la violenza, il metodo mafioso e soprattutto non hanno necessità di prestiti bancari perché si finanziano con i soldi dei traffici illegali, mentre gli imprenditori che rispettano le regole soffrono la competizione senza regole.